Io lo conobbi a casa di Sergio Leone. Io stavo a casa di Sergio Leone per cercare di mettere a posto il cast di Un Sacco Bello. Mancava appunto il ruolo del mancava appunto il ruolo del padre. Quando a un certo punto entrò nel salotto questo omone con gli occhiali, la grande croce d'oro, la camicia aperta. A Sergio, sono venuto dai mercati generali, guarda che t'ho portato, le melanzane, i carciofi, arance, mele, t'ho portato tutto. E dico, ma Sergio, ma chi è questo? È un amico mio, è una brega che lavorava nei mercati generali, ha lavorato con me, sì, come lo ricordo, dico, per un pugno di dollari nei film tuoi. Sì. Dico, ma questo è perfetto per fare il bambino del Lippi, no? Di quello di Ruggero, no? Ma che davvero, stai a pensare a lui? E sto a pensare a lui, sì, dico. Un contrasto, dico, formidabile. Allora, piano piano, cercavo di parlarci, mi sembrava un uomo senza paura, pronto a tutto. Io credo che